Radio Gioiosa Marina presenta Conosciamoli meglio, un'intervista ad artisti e band consigliate da RGM, in esclusiva solo per te. Segui tutte le novità su www.radiogioiosamarina.it. E sulle frequenze di Radio Gioiosa Marina, qui in diretta allo chat, è arrivato il momento, come preannunciato nella scorsa run, della nostra intervista. Quindi è arrivato il momento di parlare con l'artista di questa sera che ci è venuto a trovare qui all'interno del nostro appuntamento radiofonico. Vado a salutare e ringraziare Loris. Loris, ci sei? Sì, sono qui, ciao. Buonasera, buonasera Loris Dalì. Tu sei, insomma, l'artista che questa sera ci viene a far visita, ci viene a trovare, quindi benvenuto in casa Shout sulle frequenze di Radio Gioiosa Marina. E allora, chi è l'artista Loris Dalì? Chi è? Una bella domanda. Allora, l'artista sono io, tra l'altro arrivo a Loris Dalì come progetto e come nome dopo un po' di anni di varie situazioni che si sono trasformate poi nei Dalì. Invece adesso invece Loris Dalì, che sono io da solo, ma sempre con gli stessi amici che mi accompagnano da anni nella musica. Perfetto. Se dovessi definire quella che è la tua musica in poche parole, come ti identifichi a livello di genere musicale? Dunque, come genere musicale, un po' anche dalle recensioni che sono uscite in questo mese, un po' difficile, perché nel disco ci sono varie situazioni, insomma, ci sono c'è del pop, del rock, c'è anche un bossa nova, fondamentalmente c'è molto folk, no? Però come genere forse poco classificabile. Dovessi sceglierne uno tra questi, direi sicuramente cantautorato folk. Perfetto, tu sei colui che scrive i brani? Sì, e le canzoni sono sia i testi sono tutti miei, e fondamentalmente anche le musiche, le melodie, poi insieme lavoriamo sugli arrangiamenti e decidiamo che tipo di strumenti usare, come arrangiare il pezzo. Infatti, tra l'altro, nel disco ci sono molti strumenti particolari, come abbiamo utilizzato il violino, l'udu, il washboard, lo scacciapensieri addirittura, e una serie di altri strumenti, di parti vocali in più. Però l'idea originaria, il testo, la melodia, insomma, nascono da me a casa, diciamo. Perfetto, Loris, visto che tra l'altro abbiamo l'occasione questa sera di parlare con un artista che, tra virgolette, diciamo, insolito a livello musicale, vista la vasta gamma di strumenti che usi, che magari non sono propriamente di uso comune nella maggior parte degli artisti, poi soprattutto che ospitiamo qui all'interno dello Shout. Ti volevo chiedere una curiosità: cosa vuol dire al giorno d'oggi, nel 2015, fare musica? Posso usare un termine alternativo nel senso di non convenzionale o non commerciale in Italia? Sì, sicuramente non è cosa semplice, no? Infatti, dal punto di vista musicale, in Italia, quando si pensa a coloro che fanno musica, si pensa a nomi tipo di persone che vendono moltissimi dischi, tipo, non so, Laura Pausini, piuttosto che Ligabue, Negramaro, via dicendo. In realtà, anche c'è una nicchia di mercato dove ci sono gruppi conosciuti come gli After Hour, piuttosto che i Negrito, che o Sotto Mannarino, Brunori, Dente, questi giovani cantautori, che comunque hanno una nicchia di mercato. La difficoltà è questa, insomma, cercare di inserirsi in quella nicchia dove ci sono altre situazioni similari, sperando di piacere a quel pubblico di quel settore, insomma. Quindi, assolutamente ci vuole tanta passione. Sì, sicuramente sì, bisogna crederci, insomma, perché è una cosa talmente difficile che se non ci si crede al 100% e non si vive ogni giorno come se fosse già accaduta, difficilmente accadrà, insomma. Perfetto, allora questa sera Loris ci porti in dono un tuo pezzo che si chiama Manager. Come mai hai deciso di scegliere Manager? Allora, Manager è stata scelta per due motivi. Il primo è che è una canzone che dura 3 minuti e pochi secondi, e all'interno c'è un po' di tutto, dal testo al c'è un coro di bambini, c'è un tenore lirico, c'è l'Equitalia che mi chiama alla fine del pezzo, quindi in 3 minuti, insomma, c'è tanta roba. E poi perché è un po' come tutte le canzoni, ma particolarmente Manager mi rappresenta, perché insomma il manager descritto nella canzone che è più famoso, è diventato famoso all'Equitalia, sono io, insomma. Ora sto cercando di passare, di diventare famoso, oltre che all'Equitalia, anche nel mondo della musica, speriamo. Bene, allora facciamo una cosa, Loris. Noi andiamo ad ascoltare Manager,
Poi torniamo e avremo modo anche di parlare del lavoro, del disco, il lavoro discografico al quale poi è abbinato anche manager come brano. A voi, Loris Dalì, manager. E questo è Loris Dalì con Manager sulle frequenze di Radio Gioso Marina. Rientriamo in diretta. Allora, Loris, abbiamo ascoltato questo pezzo, Manager, che fa parte di un lavoro discografico, tuo ultimo lavoro discografico? Sì, esatto, Manager è la terza traccia di Chimpanzé, che è il disco che è uscito il 15 gennaio, che è appunto un disco a cui tra l'altro abbiamo lavorato per molto, quasi 3 anni, perché ci abbiamo dedicato veramente un sacco di tempo tra scrittura, arrangiamenti, registrazioni. E quindi comunque, insomma, e attualmente si trova, insomma, e se qualcuno volesse anche acquistare il Ah, vostro sì, disco. assolutamente sì. Se state ascoltando la radio dal computer, potete andare su iTunes e scaricarlo da iTunes e da altri store digitali. Perfetto, quindi va bene. Tra l'altro avete anche, ahi, scusa, come Loris Dalì del pagina social network, usi social network per comunicare con i tuoi fan? Assolutamente sì, sono su Twitter, su MySpace, su Pinterest e soprattutto su Facebook, dove trovate tutte le informazioni, le date, i video, via dicendo. Qual è il tuo contatto Facebook? Potete cliccare Loris Dalì e trovate solo me, insomma, perché. Perfetto. Eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, per tutti coloro che volessero contattarti e non sanno come fare, sulla pagina del sito di radiogeosomarina.it possono trovare alla pagina di artisti, possono trovare tutti i riferimenti e la storia di Loris Dalì e ovviamente i collegamenti con quelli che sono le tue pagine personali, insomma, sui vari social network. Quindi alla peggio ci siamo noi e quindi li possiamo reindirizzare noi. Io Loris ti ringrazio per essere stato qui con noi sulle frequenze di Radio Gioiosa Marina, grazie per averci portato la tua musica qui all'interno dello shout e perché no, magari ci risentiremo prossimamente, mi farebbe piacere. Magari, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Gioiosa Marina. Grazie, grazie Loris, alle prossime, ciao!